Bentornati qui con iCar 2012 in un nuovo episodio di Java Tutorial. Passiamo adesso all'episodio 12, andiamo a creare un nuovo titolo così capiamo subito di cosa andremo a parlare oggi. Oggi andiamo a parlare degli array list. Cosa servono? Intanto sono degli array, oltre ai vettori, che hanno un vantaggio che può essere minimo, ma è enorme. Il vantaggio degli array list. Scriviamo. Il vantaggio dell'array list è uno che è fondamentale per la programmazione, semplifica le cose all'utente. Come fa a semplificare le cose all'utente? È molto semplice. Propone già dei metodi già costruiti, già pronti, che possono essere usati, che semplificano la vita all'utente. L'ArrayList si dichiara in questo modo. ArrayList, il tipo dell'ArrayList, adesso mettiamo un bel integer, tanto per essere in tema, lo chiamiamo lista numeri, uguale new, scusate, uguale new ArrayList di integer, aperta, chiusa, punto e virgola. Dobbiamo importare già appunto util.ArrayList, ma facciamo Ctrl-Shift-O e lo importa lui, quindi è abbastanza semplice. Quando vediamo qualche errore andiamo a importarlo direttamente. Così abbiamo dichiarato l'ArrayList. Si comporta più o meno come un vettore, soltanto che ci sono già diciamo, quegli elementi per noi. Per caricare, che ne so, 10 elementi, basta fare for i uguale a 0, punto virgola, i minore di 10, punto virgola, i più. Andiamo a fare lista numeri, si può chiamare in qualsiasi altro punto add, che è il metodo appunto che va a caricare un vettore di numero i più 1 a caso. Ah, dobbiamo dichiarare i perché sennò ci tira giù tanti di quei santi che nemmeno immaginiamo. Così abbiamo caricato il vettore. Per visualizzarlo è abbastanza semplice. For i uguale a 0, i minore di lista numeri .size, che è il metodo che restituisce la grandezza dell'array list, e questo lo facciamo dentro un bel system.out.println e mettiamo lista numeri.get, che è il metodo per prendere un elemento di. Tutto qui molto semplice, molto banale, ma la cosa fondamentale è questa, che dopo andremo a vedere anche con i vari metodi. Nell'ArrayList ci sono questi metodi che sono già utilizzati. Intanto possiamo dichiarare l'ArrayList di ArrayList, che consente appunto di simulare quelle che sono le matrici che andremo a vedere in qualche episodio successivo. Ma il bello dell'ArrayList è che è un array come il vettore, soltanto che tutte quelle operazioni molto complicate nel vettore, che non si vanno neanche ad analizzare perché non ha senso, come per esempio eliminare un elemento fisicamente dal vettore, diventa complicatissimo. Bisognerebbe creare un altro vettore di meno 1 più grande, cioè della grandezza uguale al primo vettore meno 1, e poi risostituire tutti i valori tranne quello che va eliminato. Troppo lungo. L'ArrayList c'è un metodo, quindi questo ci fa capire l'importanza degli ArrayList, ovvero sono degli array che vengono usati al posto dei vettori, certo, perché sono molto più comodi, più performanti da usare e possono essere soprattutto dinamici, cioè noi a priori possiamo non sapere la grandezza, appunto, la grandezza che deve avere questo array. Infatti verrà utilizzato anche nella ricerca secondaria, utilizzo l'array list per indicare le posizioni e le chiavi se l'elemento è stato ricercato. Questo è fondamentale, infatti l'array list diventa fondamentale per questi usi. L'array list non ha nessun problema, naturalmente, come si può immaginare, è molto simile a un vettore, soltanto che si devono usare i metodi predefiniti, può essere usata anche con gli oggetti, vari metodi, eccetera, che andiamo ad analizzare negli episodi successivi. Cosa più importante, intanto andiamo a vedere se questo programma funziona, anche se è scontato. Da 1 a 10, caricati, funzionanti. Cosa ci fa capire? Ci fa capire che l'array list è una potenza perché con cose molto semplici si vanno a creare cose molto complesse, cioè con passaggi semplicissimi noi possiamo creare cose molto complesse, soprattutto eseguire operazioni che con i vettori diventano quasi impossibili. Sfido chiunque a eliminare un vettore, mentre qua basta fare semplicemente un bel lista numeri.remove alla posizione 6. Una cosa semplicissima che però
il 7 è stato eliminato. Cioè, è una cosa molto semplice, ma molto, soprattutto molto potente. Nell'episodio successivo andremo ad analizzare quelli che sono i vari metodi della relista e vi invito a guardarlo come successivo di questo episodio, che capirete quali sono diciamo, i metodi principali che caratterizzano un relista che vanno, tra virgolette, saputi. Ciao a tutti, HM12, Java Tutorial. Mi raccomando, un'ultima cosa, seguiteci anche su Facebook, www.facebook.com/car2012 o anche su Twitter come lcar2012. Ciao a tutti, mi raccomando!